Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi una recensione ideale per questo caldo, per questa estate veramente torrida. Ho pensato di trovare in rete su Amazon un ventilatore funzionale, innovativo e che potesse essere utile a voi ascoltatori, ma soprattutto a me. Con questo caldo lavoro anche spesso fuori e quindi ho scelto questo ventilatore. Ve lo vado a presentare e vi lascio il link in descrizione. Vi dico già che il prezzo è davvero a livello di qualità-prezzo uno dei ventilatori, secondo me, poco conosciuti, ma davvero funzionale e imbattibile. Perché ve lo portate a casa con quasi 12 euro, 11,90 euro scontato, e devo dire che è veramente il top, secondo me. L'ho già testato, quindi lo vedete già al di fuori della scatola per vedere un attimo, la durata, eccetera. Allora, ve lo vado un attimo a presentare. Arriva all'interno di questa scatola di cartone, quindi molto semplice. All'interno della scatola ci sono anche il foglietto di istruzioni che non lo vado neanche a leggere perché adesso lo andiamo a vedere insieme. Comunque la lingua è italiana, appunto. E abbiamo una durata, un tempo di ricarica di circa 3-4 ore. Una durata che viene dichiarata sul sito, poi potete guardare anche voi dal link, fino a 18 ore di carica. Io adesso non ho tenuto conto le ore in cui l'ho usato, ma vi dico che per una settimana con una ricarica mi è durato tranquillamente usandola a intervalli. Quindi magari lo accendevo, lo spegnevo, cambiavo solitamente sulla 2 o sulla terza modalità di velocità, perché appunto adesso andremo a vedere anche tre modalità di vento. E per il resto ha una batteria di giusto un dato tecnico, poi ovviamente ad alcuni magari può interessare o meno, 3000 mAh di batteria e si ricarica con il cavetto USB-C che in questo caso è in dotazione, quindi comodissimo. Siamo già andato, è andato, eccolo qua il cavetto. Quindi si va ad attaccare semplicemente poi a un alimentatore, a un power bank e si ricarica in circa 3 ore, 3-4 ore, come vi dicevo già prima. Allora, perché l'ho scelto? Perché è veramente compatto, quindi questa è la mia mano, vi dico comunque le misure, ma è veramente compatto rispetto a molti ventilatori che vengono dichiarati mini, ma in verità poi mini non lo sono. Vi sta comodamente in mano. Non pesa niente, sono quasi 200 grammi, 170 e ha le dimensioni di 19,7, 6,9 cm alla base e 9,6 la parte sopra. Ora vi faccio vedere come si compone. Allora, c'è questa cordicina che io sono già andato a inserire, vedete, in questo foro, in quest'altro foro, quindi questo vi permette di portarvi il ventilatore comodamente a tracolla, come vedete nelle immagini qui ero in treno. E la bellezza è appunto che si può piegare a 90 gradi, vedete? Solo indietro. E quindi una volta che voi ce l'avete al collo, mettete il cinturino, questo risulta appoggiato sul petto e l'aria vi va tutta in faccia, sul collo, è fantastico. Quindi questa è la prima caratteristica, un po' così inusuale. Un'altra caratteristica è quella che la base si può staccare, come vedete. La staccate e se volete meno peso lo potete anche portare così. Questo vi permette di incastrarlo e appoggiarlo comodamente su un tavolo. Quindi se voi state, non so, in ufficio e volete accenderlo, lo appoggiate e vi permette di rinfrescarvi. Ma non è tutto, qua sotto c'è anche uno sportellino che vi permette di piazzare comodamente il vostro telefono e quindi potete anche guardare direttamente un video mentre o giocare mentre l'aria vi raffredda il volto, il viso. Tra l'altro potete anche inclinarlo una volta che lo mettete sul tavolo, mi permette di avere un'inclinazione a piacimento. Ok?
L'ultima appunto modalità è anche questa qua, molto funzionale, si toglie, se siete, non so, magari sul comodino lo volete direzionare verso la vostra faccia, potete semplicemente poggiarlo così e quindi vi arriva la faccia, o anche magari pensando nel letto lo appoggiate e via. Adesso vi faccio vedere l'ultima caratteristica, ovvero la funzionalità vento. Con un bottone si va ad accendere, è praticamente silenziosissimo, viene dichiarato 20 decibel. Con un secondo clic il vento risulta più forte. Per avere un'idea, vedete? È comunque abbastanza forte. Mentre poi c'è l'ultima velocità, che è la velocità del vento più forte, che è questa. E qua davvero lo piega. Vedete? Devo dire che questa è leggermente più rumorosa delle altre, ma neanche troppo. E vi rinfresca veramente, vi dico già che tenendolo già a una distanza così, vi raffredda, vi fa aria, come se fosse veramente un ventilatore, quello che si appoggia per terra o quello, diciamo, che si attacca alla corrente. È veramente potente. Quindi per spegnere si va a schiacciare ancora una volta e semplicemente avete un oggetto che potete mettere anche in borsa o portarvi ovviamente dietro tranquillamente col cordino. Guardate, le dimensioni sono davvero contenute. Io solitamente lo vado a tenere così, lo metto nello zaino, poi lo tiro fuori e tac, o sull'1 o sul 2 mi vado a rinfrescare. Ecco, se posso dire un suggerimento, per essere il top sarebbe stato molto funzionale se avesse avuto un piccolo nebulizzatore per andare a spruzzare un po' di aria e quindi nebulizzare l'acqua, così che si crea quell'effetto. Devo dire che su un altro mini ventilatore che avevo recensito questa funzionalità ce l'aveva, però non aveva tutte queste altre funzionalità della corda, del pezzo qua. E niente, si può però pensare eventualmente a un mini nebulizzatore da portarsi dietro di plastica a mare, quindi si spraya un po' e poi l'effetto bagnato con l'aria che esce è fantastico. Le parti qua sono plastica, quindi non abbiamo neanche una rigidità assoluta, si deve stare un attimo attenti, però sembra abbastanza solido. E niente, questa è la recensione. Il link lo trovate come sempre qui su Amazon, attenzione che ce ne sono tantissimi, quindi assicuratevi di prendere quello giusto, e ci sono anche altri colori, rosa, bianco, dateci un occhio. Se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela, vi aspetto alla prossima recensione, ciao! Ah, che fresco!